Bella regà, se cercate un'applicazione per risultati sportivi e molto altro, non potete che scaricarvi Crown Score. La trovate in descrizione e soprattutto gratuitamente per tutti i store, sia per Android che per Apple. Mi raccomando, andate a scaricarla, potete trovare più di 1000 partite, interagire con altri utenti e fare ciò che vi interessa. Benvenuti ragazzi, sono Dab e vi do benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, siamo ufficialmente su FIFA 18. Parte oggi la carriera con l'Inter, che vi avevo già annunciato appunto ad agosto durante il video inerente appunto alla carriera di FIFA 18. Siamo carichissimi, mi vedete già vestito per l'occasione, arriveranno anche altri vestiti, una tuta, una polo, sempre naturalmente inerente all'Inter. Regà, e siamo carichissimi per partire, dai. Naturalmente andiamo a scegliere la sezione allenatore, intanto che vado a naturalmente a scegliere la formazione, che è già prontissima, fondata nel 1908. Allora abbiamo un budget di trasferimenti di 40 milioni, il valore del club invece ammonta intorno ai 500 milioni. Abbiamo diverse aspettative della dirigenza che state vedendo, la formazione adesso la vedremo insieme, invece le maglie e lo stadio sapete meglio di me quali sono. Ok, allora io volevo ricreare un po' Lucianone Spalletti, quindi andiamo a scegliere il nostro pelatino perché... E quindi nel frattempo che inserisco il nome e il cognome, ragazzi, vi ricordo però una roba velocissima, cioè se questo video supera i 2000 mi piace, entro stasera, ragazzi, vi porto già il secondo episodio. Mi raccomando, seguitemi anche sul mio profilo Instagram dab93, così rimanete subito aggiornati. Ok, allora abbiamo detto, inseriamo il nome e io vado a inserire naturalmente Luciano. Perfetto, tutto pronto. Luciano Spalletti, nazionalità Italia, ed è senza giacca. Ok, andiamo a scegliere naturalmente la difficoltà leggenda. Voglio però fare una prova con voi, iniziarla a 4 minuti, perché vorrei portare almeno, assicurandovi, 3 o 4 partite ad episodio. Anche se naturalmente i primi sono super incentrati sul calciomercato, però voglio provare a 4 minuti. Perfetto ragazzi, Luciano Spalletti con il suo 80 di valutazione. Invito al torneo precampionato, andiamo naturalmente a scegliere, anche se penso che non andrò a disputare queste partite, cioè andrò a simularle proprio per incentrare il primo episodio, non sulle amichevoli che diciamo ci fanno tra virgolette perdere un po' di tempo, ma per essere subito incentrati sul calciomercato. Poi se volete qualche partita me lo scrivete qua sotto nei commenti, magari già dal secondo, dal terzo episodio magari me ne porto uno o due giusto per vedere. Io sono più intenzionato per, ragazzi, simularle e partire carichissimi con già i primi acquisti. Allora, questo sarà un primo episodio, diciamo, incentrato su far vedere appunto la formazione, i giocatori da tenere, quelli invece da inserire all'interno della lista trasferimenti e prestiti, e magari cominciare già a suonare il terreno per qualcuno che vedremo appunto nel mercato. Perfetto, quindi questa è la formazione. Il modulo, ragazzi, cosa sto sbagliando? Il modulo è un 4-2-3-1, che è quello utilizzatissimo già quest'anno appunto dall'Inter e spesso già nell'anno precedente. Questa è la formazione: Valero, Vessino, Candreva a destra, Perisic a sinistra, João Mario dietro Icardi, e invece la difesa la conoscete benissimo: Dalmert, Miranda, Skriniar, D'Ambrosio e Handanovic. Questo Skriniar qua, ragazzi, a me piace tantissimo, non soltanto perché nella vita reale è fortissimo, regà, lo sapete meglio di me, però c'è quell'overall un po' bassino che mi frena un po'. Abbiamo il Cancelo a destra, che nonostante sia infortunato nella vita reale, ragazzi, non posso però non inserirlo al posto di D'Ambrosio, non me ne voglia Danilo, che ha fatto anche un gran gol di testa. Però diciamo che questo è stato un po' il senso della formazione. Questa sicuramente è l'11 titolare sul quale ci incentreremo. Vorrei fare delle sostituzioni, e cioè, in primis, ragazzi, mi piacerebbe acquistare un esterno destro e vendere sto disperato che non mi fa veramente dormire sogni tranquilli ogni volta che è in campo, veramente. Quindi il primo che mi piacerebbe vendere sarebbe Candreva. Poi un altro che potremmo andare a vendere è sicuramente o Brozovic o anche lo stesso Ranocchia, che ormai sono nomi e stranomi, e investire tanto, non tanto sull'11 titolare, perché comunque potremmo andare a fare un colpo magari per togliere posto a Skriniar, anche se vorrei tenerlo, ditemi anche questo voi nei commenti, però sicuramente per andare a rinforzare la panchina, perché abbiamo pochi difensori centrali e pochi centrocampisti, e invece come primo accorgimento per la formazione titolare togliere Antonio,
mi dispiace, ma vorrei prendere un top player veramente da spendere parecchio. Andiamo a leggere le mail insieme. Abbiamo innanzitutto questa che riguarda la coppa alla quale ci siamo iscritti, la vendita delle magliette, che deve essere intorno ai 120 milioni ricavato da queste vendite insieme a tutti gli altri obiettivi. Quindi abbiamo il primo obiettivo riguardo le finanze, cioè aumenta il valore del tuo club del 20% entro 3 anni, che è, diciamo, il limite, diciamo, di anni che mi sono stabilito io, 3 o 4 anni, vediamo quanto durerà questa serie. La Coppa Italia, raggiungere almeno gli ottavi e qualificarmi in Champions, che è la mia prerogativa, anche se soltanto i primi 3, non come nella realtà in cui ne vanno 4, ma soltanto i primi 3 verranno si potranno qualificare alla Champions. Questo è il successo continentale, quindi qualificandosi per la Champions, e poi a lungo termine invece raggiungere addirittura le semifinali in appena 2 anni, quindi non sarà assolutamente facile. Il guadagno l'abbiamo detto prima riguardo le maglie, e invece in diritti televisivi di 20 milioni. La crescita dei giovani, invece, fai giocare almeno 50% delle partite della stagione successiva ad almeno un giocatore del vivaio acquistato, eccetera, entro 2 stagioni. E la panoramica, abbiamo detto, raggiungere semifinali in Champions Cup entro 2 stagioni, qualificati per la Champions e qualificati per la Champions proprio in riguardo al campionato. Va bene, abbiamo letto tutto, quindi gli obiettivi sono questi. Il mercato invece lo gestiamo noi insieme e siamo a posto. Perfetto, questa è la nostra formazione vista in un altro senso, siamo in ordine di ruolo, quindi in questo caso possiamo anche capire meglio chi inserire in lista di prestiti e di trasferimenti, invece chi naturalmente tenere. Vabbè, Handanovic senza ombra di dubbio, lo teniamo. Poi abbiamo Radu che abbiamo mandato in prestito, Di Gennaro idem, Padelli che invece è nostro, e Bardi anche su in prestito, quindi abbiamo 3 portieri e ce li teniamo. Terzini a destra invece ne abbiamo 2, sono Cancelo e D'Ambrosio, e ce li teniamo perché almeno 2 li dobbiamo avere. Difensori centrali abbiamo invece Skriniar e Miranda che sono i titolari, Bastoni e Murillo sono in prestito, Van Aanholt che invece è una promessa, quindi ce lo teniamo, Ranocchia e basta, quindi sono pochi. Io andrei a investire almeno su un altro, perché ne abbiamo praticamente Skriniar, Miranda, il giovane e Ranocchia, quindi sono 4, raga, almeno un altro devo comprare, e Ranocchia mi sa che ce lo dobbiamo tenere, quindi non lo andremo a vendere. Nagatomo ed Albert vanno benissimo, quindi sono 2. Ansaldi invece è in prestito al Toro, quindi Santon volendo si potrebbe vendere. Quindi chi teniamo? Dalbert, Nagatomo o Santon? Allora facciamo una cosa, io terrei Dalbert e Santon magari, e proverei a mettere in lista trasferimenti Nagatomo. Allora facciamo così, mettiamo entrambi, poi in base alle offerte che ci arrivano, regà, decidiamo. Invece a centrocampo abbiamo, vabbè, Palazzi, il Kondo, Rivas e Belloni che sono tutti in prestito. E stare adesso abbiamo solo Candreva, però abbiamo anche Caramo, quindi come primo sostituto io mi tengo Caramo. Candreva però lo metto in vendita perché voglio acquistare assolutamente un top player e già ho qualche nome in testa. Gagliardini, Brozovic, João Mario, Vecino sono i 4 centrocampisti centrali. Mi piacerebbe prenderne un altro, quindi diventerebbero 5, e magari se riesco riuscire a vendere Brozovic. Adesso vediamo, per il momento ancora non lo lascio, non lo metto in lista trasferimenti, poi mi date anche voi sicuramente dei consigli nei commenti. Perisic è l'unico a sinistra, ma potremmo impiegare comunque sia Eder che anche Caramò, magari anche se la fascia non è la stessa, ma si potrebbe assolutamente inserire. Bakayoko in prestito, Pinamonti mi piacerebbe invece mandarlo alla lista prestiti e tenere come attaccante di riserva Eder insieme naturalmente Icardi che è il titolare. Magari volendo si potrebbe prendere qualcun altro che abbia un overall, o richiamare qualcuno dal prestito, vediamo. Adesso devo valutare un po' per avere una prima punta vera da inserire nel momento in cui magari Icardi o Eder sono indisponibili. Perfetto, avanziamo, arriviamo alla prima partita, quella col West Ham che andremo a simulare, e poi ci buttiamo a capofitto, regà, per cercare naturalmente di sostituire il buco che si andrà a creare nel momento in cui andremo a vendere Candreva. Però incomincia ad arrivare le prime offerte. Attenzione, Nagatomo, il City è interessato, 3 milioni e 3, è la loro offerta, la valutazione di 2,9 e loro ce l'ho offerto 3,3. Allora, facciamo una roba, io proverei a... proviamo ad alzarla a 4, vediamo cosa dicono. Ecco Lucianone che si incontra con Pep, uno scontro tra titani dei capelli. Allora, benvenuto, sono molto felice di vedere, si accomodi prego. Boh, proviamo a alzare a 5 invece, anziché 4, vediamo cosa ci dice, magari accetta. Mi spiace, non possiamo accettare, meno di 5, dice il gran Luciano. Vediamo la risposta di Pep, niente, non vuole, mannaggia a lui.
Niente, neanche 5 milioni per Nagatomo. Ok, che scarso, va bene tutto, però aspettavo un milioncino in più. Poi il City non può fare il tirchio su queste cose. Cioè, è roba di un milione. Ok, nel frattempo però è arrivata un'offerta da... Oddio, tantissimo. L'Udinese che ci ha offerto 7 milioni e mezzo del valore di Santon, ce l'hanno offerti 6 milioni e 7. Vediamo se riusciamo... Anche in questo caso almeno ad alzarla a 7. Perfetto, abbiamo alzato a 7, dai. Non il valore di 7 milioni e 5, dai. Vediamo almeno a 7. Prendetecelo, cioè Udinese, dai. Cioè offre più Udinese del City, ok? Vediamo, capisco che volete priorità, vi faccio bene. Siamo disposti a offrire 7 milioni. Quindi, ufficiale, prima cessione. Davidino Santon, dopo tanti anni all'Inter, è andato, è ritornato, eccetera, se ne va di nuovo. E per il momento è accettata, però ancora non è detta l'ultima perché deve naturalmente accettare il giocatore. Perfetto, allora simuliamo questa partita e nel frattempo vi dico anche quanto finisce 5-0. E la Madlenka, andremo a tripletta, non vuole essere venduto, vuole rimanere, ma mi spiace Antonio, ma mi stai veramente qua. Nel frattempo volevo dirvi che io taglierò i momenti in cui andrò a allenare i giocatori, quindi non vi farò sempre vedere... gli allenamenti, anche perché poi diventa una roba ripetitiva, quindi state tranquilli perché li vado a disputare. È arrivata intanto la prima offerta da parte di Norgelland, che vuole prendersi in prestito Pinamonti. A me non è che interessi molto mandarlo lì, non mi piace mandarlo al Norgelland, vorrei una squadra un po' più rinomata che faccia un po' di esperienza e non in Danimarca, ecco. Allora leggiamo il fisioterapista, 4 mesi per... non ci credo. 4 mesi di idea, regà. No, vabbè che non gioca, ma che sfiga. Quindi mi obbligo ad andare a comprare anche un attaccante. Perfetto, grazie mille. Vabbè, allora per il momento teniamo il Pinamonti. O vado a richiamare qualcuno, tipo Gabigol, potrei, volendo, da mettere in panca. Non lo so, qua ho bisogno del vostro aiuto, regà. O vado a investire su un altro da tenere in panca. Ma cazzarola, subito Eder ci siamo giocati per 4 mesi. Ma dai. Bene, ci siamo giocati subito Eder dopo... Neanche la prima partita, cioè, raga, incredibile. Intanto, non ci credo. 26 milioni dallo United. Sì, a parte che ne posso chiedere addirittura 42. Vabbè, non esageriamo. Ma siamo pazzi. Raga, sta offerta è veramente allettante. Io non so cosa fare. Devo aspettare. No, aspetto il vostro aiuto perché non saprei veramente cosa fare. Cosa combino con Brozovic? Sono tantissimi soldi. Questa volendo potrei anche alzarla. Ma qua siete pazzi voi. Aspettiamo un attimo. Nel frattempo però voglio andare a chiedere informazioni per ricoprire il ruolo di Antoniuzzo Candreva. Perfetto, siamo nel lab mercato, regà. Ed ecco svelato il top player sul quale vuole puntare Angel. Ti prego, costa tantissimo ragazzi. Per il momento lo teniamo qua, anche perché vorrei fare prima un po' di cassa. Anche perché sicuramente almeno un 45... Guardate quanto chiede. Dai 48 ai 68 vorrebbero un'offerta. Io magari sui 45, 50 magari ci arriverei anche. Però percepisci anche 140.000 euro a settimana, quindi devo fare prima un po' di cassa a vendere qualcuno assolutamente. Ok, stiamo andando a simulare anche la partita con il Tottenham. Vediamo 1-0 Cancelo. Grande vittoria, raga. Grande vittoria. Allora, io vi saluto qua, ragazzi. Ci vediamo stasera con il secondo episodio. Dovete essere super veloci a consigliarmi se, raga, vendere o meno il nostro Brozovic allo United. Manca pochissimo tempo per dare una risposta a questa squadra, perché sarebbero veramente dei soldi importantissimi per noi. Dovete darmi però voi veramente un consiglio se farlo oppure no. Io vi saluto, ci vediamo stasera. Superiamo come sempre 2000 mi piace per appunto per l'episodio. Seguitemi su Instagram, io vi ringrazio. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. E ci vediamo subito con il secondo episodio. Bella, raga.